Buonasera, siamo in via Vida Cilio ad Ascoli Piceno per festeggiare il primo anno di attività di Ozio, la caccianzeria che propone mangiare, bere e intrattenimento. Questo servizio rientra nell'ambito di una rubrica nuova che si chiamerà Mangia, Bevi e che riguarderà un po' tutti i locali di Ascoli Piceno che offrono da mangiare, da bere e di intrattenimento. Niente, andiamo avanti, facciamo un giro all'interno del locale, all'esterno, poi avremo anche la titolare del locale che ci racconterà un po' come è nata questa idea di fare questa attività, di intraprendere questa attività, e adesso andiamo verso l'interno di questa magnifica via che è stata allestita proprio per questo evento. Sono state create delle situazioni diverse, da una sfilata di moda a musica con un chitarrista classico, e in questa via che è stata valorizzata appunto per questo evento, per il primo anniversario del Ozio Caccianzeria Osteria, che propone sia da mangiare, da bere, ma anche tantissime serate di musica, da DJ a musica live. E in questa serata, grazie anche alla collaborazione dell'attività di una parte di questa via, è stato possibile allestire questo evento. Adesso ci rechiamo all'interno del locale, diamo un'occhiata a quello che succede all'interno del locale, naturalmente pieno per questo evento. Cerchiamo la titolare per scambiare due parole, eccola, ma intanto adesso vediamo che è impegnata, fra poco la prenderemo e la faremo parlare. Un anno di attività e voglio anche ribadire il concetto che tenere un'attività aperta un anno già è un successo, visto il periodo economico, ma anche il terremoto ha dato un brutto, diciamo, stop alle attività commerciali, e quindi già arrivare a un anno di attività è un successo. Sicuramente tanti saranno gli anni che andrà avanti questa attività, perché è una cosa un po' particolare, caccianans di vario tipo, da vari gusti, vegetariani, carnivori, onnivori, di tutto insomma. E quindi niente, facciamo un giro anche da quest'altra parte, interno del locale. Oggi è stato allestito questo bar con terrazza verso via Vida Cilio. Il barman Giorgio è sempre pronto a lavorare e fare i suoi cocktail nel migliore dei modi, adesso sicuramente impegnato. È un po' una situazione stasera di festa, quindi diciamo che tutti sono un po' predisposti a festeggiare questo evento. Eccolo qua, ciao Giorgio, due parole veloci su questo evento. Sono emozionato, è stupendo. È emozionato, lui è un ragazzo timido ma molto molto bravo, lo conosco da tempo, eccola qui, appena possibile la faremo parlare. Ma cosa accade? Dove siamo? Allora, siamo su Mago TV, è una televisione che è su Facebook e YouTube, quindi è soltanto sul web. E due parole per questo anniversario di Ozio. Allora, Ozio lo trovo un posto meraviglioso, a cominciare dal nome, perché Ozio è il padre dei vizi, quindi a parte questa stronzata, però Ozio c'è, come dire, un retaggio ellenico, greco, perché allora coloro che si occupavano del nulla erano coloro che erano i più, i greci avevano un atteggiamento negativo nei confronti del lavoro manuale. Ok. Quindi Ozio sono coloro che si occupano del pensiero, del sapere e del non fare nulla. Tant'è che poi l'impero romano acquisisce questo elemento e lo chiama negotium ozium, cioè coloro che non si occupano del negotium si occupano dell'ozium. Ed è un meccanismo un po' privilegiato, no? Per coloro che si possono occupare del sapere e quindi lasciare la manualità e usare il cervello, insomma. Esattamente, un po' sì. Una piccola rubrica di Piero Angela. No, quale Piero Angela? Il nostro amico. No, a parte gli scherzi. È bello anche. Mi avete sorpreso in un momento un po' così, no? Di facezie.
e ho tentato di dare un senso a quello che un senso non ce l'ha. Ci ricorda qualcosa. Ti ringrazio, è stato molto gentile. Evviva! Qual è la televisione? Maco TV, Facebook e YouTube. Ottimo. Grazie a te. Grazie. Allora, siamo in compagnia dell'amico, dico, posso permettermi di dire, dell'amico Alessio, che ha curato la sfilata per il marchio People, per il negozio People, e che è qui a festeggiare perché poi è un amico della proprietaria ed è sempre un cliente fisso, giusto? Allora, due parole per questo evento. Siamo dei clienti abituali di Ozio, abbiamo approfittato per festeggiare il primo anno di attività, abbiamo pensato di fare questa... chiamiamola sfilata, questo evento, per stare un po' insieme, visto che anche la giornata ci è venuta incontro. Visto il tempo, insomma, dei giorni passati, è andato tutto bene, anzi, temperatura perfetta. Spero che piaccia alla gente e speriamo di ripeterne altre. Grazie Alessio, buona serata, grazie. È con piacere che abbiamo al microfono di Maco TV la dottoressa Ferretti, che, a cui chiediamo un giudizio su questo evento che festeggia l'anniversario di Ozio. Ma è un evento veramente straordinario. Io credo che eventi così si trovano nelle grandi città e che è davvero inusuale e bellissimo trovarlo nella nostra città. Ozio è un locale che da un anno funziona benissimo grazie anche all'intraprendenza della proprietaria, e questa via, devo dire che da quando è stata resa area pedonale, è rinata ad una vita nuova, anche grazie alla lungimiranza e all'intelligenza dei commercianti che lavorano su questa via, avendo trovato nuove forme di intrattenimento, nuove forme anche di visibilità, no? E quindi sono davvero contenta, anche perché in questa via io ci abito, la vivo, e dico spesso che mi sono ritrovata da via Vidacilio a vivere a via Veneto, perché davvero ha acquistato una vita straordinaria. Io ne sono molto contenta e ne approfitto per ringraziare dell'intraprendenza e della capacità di collaborazione tutti coloro che hanno contribuito a questo evento di stasera, che è straordinario. E diciamo che anche le altre vie del centro storico dovrebbero adattarsi a valorizzare sia la via stessa, ma anche fare eventi per aiutare il commercio a risalire un attimino, perché visto diciamo, la crisi economica, il terremoto e tutto quello che c'è stato, insomma, diciamo che in un certo qual modo hanno bisogno di un aiuto i commercianti, no? Sicuramente le condizioni non favorevoli richiedono uno sforzo e anche una creatività maggiore. Io penso che Ascoli abbia delle grandissime potenzialità, certamente l'amministrazione deve fare la sua parte nel sostenerle, ma dico sempre anche che essere commercianti o essere esercenti è una forma di piccola imprenditoria che richiede l'iniziativa, richiede di intraprendere, richiede anche un po' di rischiare, no? Però comunque di mettersi in gioco. Allora, l'amministrazione è pronta a sostenere, però un grande applauso va a chi prende l'iniziativa, mette insieme persone e iniziative, cose davvero molto creative, molto innovative, e il successo è quello che vediamo oggi intorno a noi. Grazie, gentilissima come sempre, buona serata. Grazie a voi. A questo punto c'è un'altra uscita della collezione che People offre ai suoi clienti, è la terza uscita, vediamo un attimino gli abiti che stanno per sfilare, ragazze giovani, quindi un abbigliamento dedicato anche alla gioventù, insomma, ecco. Vi ricordiamo che siamo all'anniversario di Ozio, la caccianzeria che si trova in via Vidacilio ad Ascoli Piceno. Questa cosa, questo servizio rientra nella rubrica Ascoli Mangia, Bevi e, che da fine settimana vedrà pubblicato su Facebook e YouTube
una serie di interventi fatti all'interno dei locali che vogliono aderire a questa iniziativa. Ribadisco che il locale non deve pagare nessuna cifra per partecipare, è tutto gratuito, perché noi di Mago TV vogliamo che Ascoli Piceno risorga un attimino e riesca ad avere il successo che merita. Ecco perché vogliamo che tutti quelli che vedranno su Facebook e su YouTube questa rubrica si facciano un'idea dei locali che Ascoli può offrire. Sponsorizziamo scarpe pantofola d'oro e questo vestito in particolare del negozio People. E stiamo distribuendo delle bustine a tutte le donne, perché questo evento è dedicato alle imprenditrici donne di questa zona in particolare. Grazie. Certo. Oh, finalmente siamo riusciti ad averla per anche un minuto. Io capisco che c'è da lavorare, insomma. Allora, raccontaci un attimino velocissimo come è nata l'idea di questo, di questa attività, e niente, dici tu, e perché chi non ti conosce deve venire da Ozio. Ok, intanto scusatemi, ma volevo coccolare un pochino i clienti prima. Come è giusto che sia. Come è giusto che sia. Tutto questo nasce dal mio primo lavoro, che era quello di guida turistica. Dopo 25 anni, ormai raggiunta una certa età, insomma, ho detto no, basta andare in giro. Ormai conoscevo tanti produttori nel territorio, ho detto adesso mi fermo e promuovo il territorio stando ferma. Ricordavo da piccola questi profumi di vini e di vino, insomma, in generale, che si sentivano passando per rue. Mi sono ricordata delle osterie e ho detto ok, riapro un'osteria. Ce n'erano quasi un centinaio dal dopoguerra fino agli anni 80, l'ultima a chiudere è stata Papo, e quindi ho voluto riaprire un'osteria. Poi ho pensato al prodotto tipico, a parte le olive, che ormai insomma le fanno un po' dappertutto e sono conosciutissime, una cosa che davvero è proprio tipica di Ascoli, perché non si fa se non al di fuori, cioè al dentro di un raggio di 15 km. La caccia annanza non si fa ormai da veramente da nessuna parte, massimo ecco Castel di Lama, qualcuno forse se me l'ha detto. E ho detto vabbè, allora il prodotto tipico davvero è quello della caccia annanza, che poi era un po' il termometro delle massaie, serviva per stabilire se il forno era a temperatura giusta per il pane. E ho voluto dedicare quindi alle vecchie osterie una cacciannanza a testa, quindi tutte quante le nostre cacciannanze hanno i nomi delle vecchie osterie. Ovviamente nel giro di 3-4 mesi le cacciannanze cambiano, perché cambiano i prodotti del territorio, quindi quelle che stiamo facendo adesso sono legate ai prodotti che stanno uscendo adesso a primavera, e non troveranno ovviamente i clienti quelle che c'erano quest'inverno. Quindi ecco, continuo a promuovere il territorio in questo modo, e i vini sono quelli di piccole cantine sempre del territorio, e adesso mi sto allargando e sto cercando dei vignaioli che fanno vini naturali anche fuori dalle Marche, e poi li vado a conoscere personalmente, questa è la cosa più bella. E quindi perché venire da Ozio? Innanzitutto perché io non voglio che la gente si sbrighi a mangiare, voglio che sia tranquilla, che recuperi il tempo, anche perché vi faccio vedere la scritta sulla porta, su una delle nostre porte, che dice proprio super chenice non sedendum, cioè non ti sedere sulla chenice. La chenice era un'unità di misura, pensiamo che ne so, a un barattolo che serviva a contenere del miglio, del grano, e una chenice era la paga giornaliera di un operaio. Quindi non ti sedere sulla chenice significa non ti accontentare della paga, non ti accontentare di quello che hai. E allora è proprio uno sprone ad andare avanti, a fare sempre di più, e non oziare, questo significa, ma il nostro ozio è proprio il non oziare, cioè il tempo dedicato a se stessi, quello che ci manca, il nostro lusso di oggi. Un intervento preciso, puntuale, dove hai detto tutto. E niente, allora ci vediamo per il secondo anniversario a questo punto. Assolutamente sì, no, ma io vi invito quest'estate a trovarci di nuovo,
anche perché insieme ai miei vicini, ai ragazzi del bistrò, a Renata, della boutique Renata, a Cristiana della Pantofola d'Oro, abbiamo in testa insomma di organizzare delle serate. Quindi di valorizzare la via e di dare insomma, animazione a questa via, insomma. Dare modo agli ascolani di tornare in centro storico. Questa è la cosa che più ci sta a cuore. E noi infatti abbiamo deciso di fare questa rubrica che si chiama Mangia, Bevi e, proprio per valorizzare tutti i locali che sono al centro storico di Ascoli e che contribuiscono a far risorgere il centro storico dopo la crisi economica, dopo il terremoto, eccetera. Quindi da parte mia complimenti, io già conoscevo il locale per altri motivi e anche per le degustazioni, quindi posso confermare quello che ha detto Lella, quindi vi invito a venire da Ozio in via Vitacilio ad Ascoli Piceno, centro storico, a due passi dal Ventidio Basso. Per intenderci. Grazie tantissime. Grazie a te e buon lavoro ancora. Grazie. A voi, arrivederci. A questo punto abbiamo terminato il servizio per questo compleanno di Ozio. Lella, i ringraziamenti. Assolutamente sì, perché questa avventura è iniziata un po' per caso. Così chiacchierando una sera a cena con dei clienti che poi sono in realtà degli amici e quindi ci è venuto in mente di festeggiare il primo anno dell'Ozio insieme a tante altre donne, soprattutto donne che hanno le loro attività proprio qui in centro. E quindi ringrazio soprattutto Elisabetta e suo marito Ernesto di Kendu, Alessio e Patrizia di People, Lucy di Prima Donna 2, e Cristiana della Pantofola d'Oro, che è proprio qui di fronte, e soprattutto Renata Boutique, che è un po' la decana insomma di noi donne imprenditrici qui ad Ascoli. Perfetto, avrei gradito partecipare come DJ, ma vabbè, comunque c'è stato questo chitarrista che devo dire ha fatto un tappeto musicale molto gradevole, molto elegante, e io spero di tornare presto nel tuo locale come DJ. Per ora ti saluto, ti ringrazio, complimenti tanto, veramente, complimenti, complimenti. Grazie a te, e allora la prossima serata sarà con te. Ciao, grazie Lella, ciao.